il sole bacia i belli, dice il proverbio. Adesso Luca, non so se noi siamo proprio belli, ma di certo c'è che oggi pomeriggio il sole ha scelto di regalarci un po' del suo calore. Benvenuti a tutti da Fabio Caressa e Luca Marchegiani, ancora una volta insieme per raccontarvi i più e i meno di un'altra partita di calcio, che magari per alcuni di voi sarà il modo migliore per terminare un l'autopranzo, ma speriamo che lo spettacolo vi tenga svegli e non vi spinga invece a schiacciare un pisolino. Quando la squadra entra in possesso della sfera devono essere in grado di proporsi e aiutare con rapidità e precisione la manovra offensiva. Tutto pronto? La sfida può avere inizio. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Dico Callejón, un giocatore scaltro, tecnico, un'ala di grande talento in grado di mettere la sua velocità al servizio tanto dell'attacco quanto della difesa. Poi ha un senso del gol eccezionale, secondo me. Hai ragione, se gioca come sa il suo contributo potrebbe essere determinante. E c'è un colpisce! Rete! Sono stati velocissimi a ripartire, un contropiede portato in maniera perfetta. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Pallone lungo in verticale. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Battiello prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Castrovilli fa avanzare l'azione con il lancio lungo. C'è la palla lunga in avanti. Spazza via. Si ferma qui la manovra. Mostrano un buon controllo del gioco. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Cerca la profondità. Cristiano Biraghi. Callejón. Provano a ripartire da dietro. La partita si è accesa subito, non erano ancora trascorsi 10 minuti dal fischio iniziale. Già un po'. E così siamo evidentemente sull'1-0. C'è il lancio lungo. Rossella. Milenkovic, cambio di fronte, riceve largo Cristiano Biraghi. Castrovilli ci mette il fisico e conquista il pallone. Buonaventura. Tenta di scavalcare la mediana. Scodella in avanti. La gioca sulla destra. Si libera la grande. Cross verso il centro. Aveva un sacco di opzioni in area di rigore. Ha crossato proprio male in questa situazione. Prova a giocarla in profondità. Callejón. La Fiorentina mantiene il possesso palla ma non riesce a creare un pericolo reale. Callejón. Il suo pallone è morbido. Prende l'iniziativa e la propone in avanti. Cáceres. Gioca con un pallone lungo.
lungo passaggio in avanti. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Cerca il numero. Occhio a cross. Cross verso il tocca con la... La toglie dalla porta. È entrata. L'ha infilata nella sua rete. È un gol così, Fabio, proprio regalato. Chissà, forse ha perso la concentrazione, per questo ha sbagliato. E con l'aiuto degli avversari sono riusciti ad andare in gol. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ottima copertura qui, li hanno indotti in errore interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Decidono di giocarla all'indietro, cerca la profondità. Primo tempo che si conclude dunque qui. Beh, credo che il risultato rispecchi abbastanza fedelmente quanto avvenuto in campo fino ad ora. Ossia, un buon movimento di palla e uomini, sia a centrocampo che nel reparto offensivo. Se al rientro dagli spogliatoi riusciranno a continuare su questi binari, il risultato finale potrà essere uno solo, Fabio. 2-0 il risultato di questo primo tempo e fino a questo momento, per la verità, c'è stata una superiorità evidente. E iniziano i secondi 45 minuti. Diego Farias. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla al meglio. Palla dentro di Diego Farias. Sicuro qui l'intervento del portiere. Cristiano Biraghi. C'è la palla lunga, in avanti. Qui può partire il contropiede. Riceve, no, prova a tirare. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Ecco un ottimo esempio di come passare rapidamente dalla difesa all'attacco. Il pressing alto a volte può portare a occasioni come questa. Castrovilli. Pallone lungo in verticale. La Fiorentina non riesce a trovare Barchi nonostante il possesso prolungato. Castrovilli. Callejon. Due gol. Sono due reti a dividere le squadre in campo. Mattiello fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Callejon. Lotta ma perde l'equilibrio. Sembra che l'allenatore abbia scelto la marcatura uomo per gli elementi più pericolosi. La difesa prova a limitare in tutti i modi possibili chi ha già dimostrato di sapersi. Ecco il tiro! Finalizzazione decisamente infelice. Hanno nuovamente dimostrato quanto sanno rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze. Buonaventura. Scodella in avanti. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Lo Spezia potrebbe anche tirare remi in barca ed evitare inutili rischi. La qualificazione sembra cosa fatta. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Caceres. Pessella. Lungo passaggio in avanti. E trova bene il compagno. Scatta verso il pallone. Ha spazio sulla fascia. Pallone verso l'area di rigore. Nessuno è riuscito ad arrivare. Pallone lungo in verticale. Castrovilli.
pallone dentro e va a colpire di testa e non è riuscito a trovare il gol. Era una grande occasione. Non possono permettersi di sbagliare occasioni del genere. Se continuano così rischiano di non farcela. C'è la palla lunga in avanti. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Castrovilli. La Fiorentina al calcio di punizione. Colpisce la barriera. Callejon. Corner, può essere una delle ultime possibilità. Sceglie di battere corto. Ecco il filtrante per Ribéry. Baltio! E il pallone finisce in rete. Ci aspetta un finale intensissimo dopo questo gol. Tutto di nuovo possibile, davvero un gran finale. Palla giocata in verticale, ben fatto, intervenuto quando c'era bisogno di lui. Milenkovic. L'arbitro controlla l'orologio e dice che può bastare, tutti sotto la doccia. Hanno rischiato qualcosa fino alla fine, il risultato però è molto positivo e la vittoria pienamente meritata. Eccoci qua Luca, allora qual è la tua opinione sulla gara? Partite così vorresti che non finissero mai. È stato davvero un bello spettacolo, con i giocatori che hanno dato il massimo dal primo all'ultimo minuto.